riaperture graduali. Siamo convinti che oggi ci siano le condizioni per attivare e iniziare queste riaperture, perché il quadro rispetto a un anno fa è cambiato. Oggi abbiamo il vaccino, oggi siamo in un periodo della nostra stagione che sicuramente ci può aiutare, e soprattutto in base ai numeri di vaccinati al giorno ogni settimana il quadro migliora. Oltretutto, se mettiamo in sicurezza i più fragili, gli ultra ottantenni, diciamo che mettiamo al riparo le categorie che sono più a rischio per il Covid, e credo che questo ci permette anche un altro elemento, cioè permette ai nostri ospedali di tornare all'attività ordinaria, perché anche questo è un aspetto fondamentale. Per troppo tempo purtroppo abbiamo dovuto interrompere in tanti ospedali, per fare un esempio, pensiamo a tutta l'attività di screening oncologico, la cardiochirurgia, ecco, quindi liberare le terapie intensive e mettere in sicurezza i nostri anziani significa anche tornare alla normalità sotto questo aspetto. Ovviamente ciò che noi chiediamo ai cittadini è anche un grande senso di responsabilità. Queste sono riaperture, siamo convinti che inizia una strada da cui non torneremo indietro, e quindi ci saranno sempre più aperture e arriveremo gradualmente a una situazione di normalità. Ci vuole la collaborazione da parte di tutti. Io credo che la contrapposizione aperturisti o rigoristi non faccia bene, non è questo il tema. Noi tutti vorremmo aprire tutto e subito, come ha detto più volte il presidente Draghi. Dobbiamo tener conto di una pandemia che è ancora in corso, di contagi che ci sono ancora, ma credo che gradualmente, a partire appunto dal 26 di aprile, possiamo iniziare un percorso di fiducia e di speranza. Ripeto, ci vuole la collaborazione di tutti e anche i cittadini, ovviamente un grande senso di responsabilità, ma che del resto non hanno mai fatto mancare, quindi non abbiamo dubbi che sarà così.